Signore e signori, bentornati su Con le Iene sul Tubo per un grandissimo big match scontro salvezza Chievo-Verona. Io sono Diana Cinzo e tu sei, come di cazzo ti chiami? Ale, salve a tutti. L'apertura alla youtuber famosa è bella. Sì, sempre. Sì, questa giornata la buttiamo su due gameplay da scontro salvezza, quindi la SPAL e poi Chievo-Crotone che è un po' da cardiopalma. Penso per Spal i tifosi, Benevento per... e Chievo Crotone. Sì, la cardiopalma per entrambe le squadre, Chievo Crotone. Penso converrai con me, Cinzo. Attenzione, gol! Subito, gol, in apertura, subito in apertura, arriva la violenza. Vediamo un po' come era il match con l'altro. Di chi si tratta? Oddio, ho fatto segnare Pucciarelli. Penso che non timbra il cartellino da boh, dall'anno scorso all'Emboli. No. Non lo so, non esageriamo. No, gran gol di Pucciarelli che c'ha 72, ricordiamo che FIFA che ha abbassato. Bello. Diciamo una partita a cardiopalma per i tifosi di tutte e due le squadre. Perché ci insomma, dirci il perché? Perché? Perché attenzione, è una partita più che decisiva. Innanzitutto per una questione che se il Crotone dovesse vincere fuori casa contro il Chievo sarebbe matematicamente salvo grazie allo scontro diretto che ha a favore, perché avrebbe due scontri, se non sbaglio, l'andata ha vinto col match di... Ok, quindi ho provato a farti dire a te, ma giustamente sei riuscito a sbagliare in meno di due secondi, però non fa niente. Oh, che vuoi allora... Allora, se il Crotone dovesse vincere e non il Chievo, sarebbe matematicamente salvo perché ha vinto anche lo scontro diretto dell'andata, quindi anche perdendo tutte e due le altre partite e il Chievo vincendole entrambe andrebbero a pari punti. Seguiamo simili, il miracolo di Sorrentino. Quindi stavo dicendo, scusa perché ho sbagliato, non ho detto Crotone. No, hai detto il contrario. Lo sto dormendo. Sembra di aver detto, intanto attenzione, un colpo di testa. Ho preso il Chievo, quindi ancora calcio d'angolo. Seguiamo ancora questo calcio d'angolo. Colpo di testa, sballato però. Insomma, stiamo dicendo che se dovesse vincere il Crotone praticamente sarebbe salvo matematicamente grazie agli scontri a favore, quindi bravo il Crotone sarebbe comunque. Sì, va detto che però il Chievo invece c'è un calendario... Nel caso esattamente dovessero vincere il Chievo Crotone, o anche pareggiare, diciamo che il Crotone avrebbe un calendario più difficile perché dovrebbe affrontare... Lazio e poi Napoli. Lazio e Napoli, sì, le ultime due sfide sono queste, quindi attenzione al Crotone. Mentre il Chievo avrebbe un calendario più favorevole perché avrebbe Benevento e Bologna da affrontare. Quindi più un match pieno di insidie che promette veramente tanto spettacolo da pareggio. E potrebbe decidere molto, ovviamente poi ci sono anche altre squadre in ballo come ad esempio il Cagliari, una partita ad esempio difficilissima contro la Roma questa giornata. Lo stesso Sassuolo e l'Udinese potrebbero rischiare. Sì, sicuramente ci sono parecchie, insomma il campionato quest'anno è proprio bello sia per la lotta ai primi posti, sia per la Champions League, sia per l'Europa League, sia per, come diciamo sempre, anche per la zona di retrocessione, è molto aperto nonostante in questo momento il Benevento sia matematicamente fuori, il Verona ci manca poco, voglio dire attenzione però questa azione, mamma mia che testino Giacquerini, non ha netto poverino, comunque insomma stavamo dicendo è molto aperto, quindi promette fuoco e fiamme fino alla fine, insomma un po' come Bud Spencer quando mangiava i fagioli, potremmo dire, no? Ti ripresenti quando mangiava i fagioli? No, quello è Mr. Bean, non lo so che cosa volevi dire sinceramente, comunque niente, peti infiammabili, insomma quello volevo dire, in fondo è metano anche quello, comunque a parte questa piccola battuta lasciamo stare, spero di non la capiscano chi ha il coraggio di seguirci. Oh, ogni tanto le freddure mi escono anche a me. Pensavo dicessi ogni tanto ci seguono. Attenzione, la giocata. Preso prima la palla. La giocata di Barberis, poi forse un fallo, però non ravvisato dal direttore di gara. E vediamo se come le sorti di questo calcio d'angolo non ha fatto anche in questo campionato, però le ultime uscite sta facendo molto bene, a differenza invece del Chievo che... mamma mia che cosa ha combinato il Chievo quest'anno, si pensava una salvezza tranquilla come di consuetudine negli ultimi anni, invece cioè fino all'ultimo è ancora in dubbio, più che in dubbio direi, io penso che tra quelle che sono lì dietro siano proprio queste due le squadre che più rischiano la retrocessione, secondo me, perché la SPAL la vedo molto in forma e poi
teoricamente dovrebbe avere un avversario abbastanza semplice, non per la questione che è già retrocesso tutto qua, il Benevento, non per altro, anche se alla fine sarà una partita molto più difficile di quello che potrebbe sembrare sulla carta, visto che Benevento anche con l'Udinese non ha mollato nulla, Esattamente, quindi voglio dire. esattamente. E poi l'Udinese lottava disperatamente, insomma, Sì, perché lotta dovrebbe ancora. recuperare quel 50 Sì. millesima partita persa, insomma. Vabbè. Vabbè, intanto non ha perso l'anno scorso, insomma, è tornato a pareggiare, è tornato a fare i punti. La cura nuovo allenatore, tra Tra virgolette. virgolette, molto, tra Molto, virgolette. Oddio, tra ora. virgolette. Lasagna riesce a fare 2 gol in 2 minuti. Credo sia più colpa del Benevento in quel caso, però in 10, dai, ci può stare. Ci può stare, Si esattamente. perdona, Si si può perdona. perdonare, insomma, esattamente in questo caso. Me ne vendi per giocare in 10. Tu, cari tifosi del Chievo, Intanto, quest'anno proprio è andata Chievo. male. Sì, primo tempo, Chievo un tiro in porta, un gol. Questo è Crotone, tre tiri in classico. porta. Insomma, ci ha provato di più. Ma Crotone. sono quei 4 calci d'angolo brutti che hai fatto, ma Ma. da fastidio. Seguiamo questo secondo tempo. Vediamo cosa Attenzione, succederà. questa Attenzione manovra avvolgente del Chievo, attenzione. al secondo tiro in porta, al secondo Secondo gol del tiro in Chievo. porta, secondo minuto del secondo tempo, un po' a percuotere le Sì, orme del primo come tempo, voglio esattamente, dire. come è successo nel primo tempo, Che la stessa classe. situazione. Che show, Chievo show, signori. Insomma, sarebbe una disperazione per i tifosi del Crotone subire due reti così. Comunque, io sinceramente non so quale tra le due squadre dovesse retrocedere. Io mi aspetto sinceramente, anche per il mercato fatto, probabilmente dovrebbe essere più plausibile, insomma, che retrocedere il Crotone, voglio dire. Proprio una questione di uomini. Voglio dire, il Chievo si trova a giocatori come Birsa, Giaccherini e Etemai, che non è niente Vabbè, male. è lo stesso che di quello che si diceva dell'Empoli l'anno scorso, e poi si è salvato il Crotone, quindi voglio Per appunto, dire. proprio anche il fatto del calendario che dicevamo prima, alla fine dipende molto da questo match. Se questo match secondo me dovesse andare in favore del Chievo, come sta succedendo in questo gameplay, vedo favorito il Chievo con la salvezza, sinceramente. Intanto c'è un gol, Ma che lenza arriva il gol di è? Ceccherini, Ma è una papera di Sorrentino che che non è nu che, cioè, che è riapre nuova il questa volta. match. Grandissimo portiere Sorrentino. Di Sorrentino che c'ho tante su FIFA. 79 l'hanno abbassato, ecco, fatta la mezza linza ultimamente. Vediamo. Ceccherini non è nuovo ai colpi di testa, gol, colpi di Cecchini. testa da calcio d'angolo. Ricordiamo Ma l'anno dove è scorso. uscito dai pali, L'anno scorso ha fatto Sorrentino? 2 o 3 reti, se non mi sbaglio. Ceccherini da Sì, ha colpo di fatto due o testa da tre calcio reti d'angolo. nella porta sua, quindi, se non Vabbè. ricordo male. Vabbè, potrei anche dire qualche blasfemia, comunque. Non è che mi ricordo. Oh, cacciatore. E comunque seguiamo insomma questo match che si riapre. Si riapre inaspettativamente al 59esimo, ma il Chievo ovviamente ce la metterà tutta per rimettere i binari nel modo giusto. Beh, vedremo. Inglese, Intanto attenzione, Giaccherini lo vede partire. Pucciarelli, ancora parte. lui, prova a proteggere con il corpo, si trova in difficoltà, stop, orripilante, il controllo non è dei migliori. Attenzione adesso però riparte il Crotone con Trotta, attenzione che viene da una doppietta la Eh scorsa beh, giornata, ricordiamo una sì. messa a quel posto nel fantacalcio. Attenzione, Simi, mamma Che mia. intervento, che intervento. Comunque, difesa del Chievo che se ne esce alla grande nonostante la mezza defiance tecnica proprio avuta, però alla fine riesce a salvarsi. E attenzione che il Chievo riorganizza l'assetto offensivo, riorganizza l'azione, si riparte con un'ottima azione orchestrata con Etemai che aspetta un inserimento. Attenzione, eccolo qui, quello di Inglese che prende il palo, Mamma mia, no, è un incredibile. incrocio, penso proprio. Incrocio, però, bucato, insomma, bucato il pallone. Attenzione però, ci riprova. Ci riprova, aspetta l'inserimento di Inglese che prova un tiro. Oh, che Mamma gran mia, parata di Cordaz Cordaz! di piede, quasi da portiere di Che va calcetto. detto, no, non ha fatto una brutta stagione. Cordaz, in parecchie situazioni ha salvato il Crotone, Beh, sì, sa, assicurando un fornisce portiere quasi talentuoso. sempre delle prestazioni Attenzione, positive. Bani! Delle prestazioni positive, insomma, dà sicurezza a tutta la squadra. Radovanovic, Etemai, Radovanovic, Etemai. Radovanovic prova il tiro da fuori, non è nulla a queste conclusioni. Ricordiamo i bolidi che tira Radovanovic ogni tanto che coglie la porta. Vadezzi la coglie la porta, fa danni. Sì, intanto Accenzo Intanto si è riparte. chiusa la vina e è partita la telecronaca ignorante, Sì, insomma. ogni tanto va fatta. Giusto Attenzione, così una palla in intanto. mezzo per Nalini. Uuu, Madò, mamma Sorrentino copre anche mia! qui un po' malino, secondo me. Madonna, ma sempre Sorrentino ha fatto una gran giocata. Tomovic, Jarosicki, Tomovic, Etemai,
il Chievo che riorganizza. L'altro Trotta mi ha dato una bella palla, non ho visto per chi fosse, dove ha fatto il tiro, che ha sfiorato l'angolino. Penso fosse Nalini. Nalini, Attenzione, sì. inglese mio, che inserimento brutto. Va bene, il fiato è finito, quindi la telecamera ignorante pure vorrei dire, siamo all'82esimo. Attenzione, che grandissimo Attenzione. intervento di Etemai. Seguiamo Simi che apre tutto ancora per Trotta, onnipresente proprio dappertutto. Non lo so perché. Attenzione Sarà che però. gioca contro di me pure a fare una calcia alla prossima. Vabbè, ovviamente il Cioè, fantacalcio attenzione, la ancora. ripartenza del Chivo. Attenzione perché il fantacalcio ancora non era stato nominato. No, l'ho nominato 2 secondi fa, prima di questo. Ah, me l'ero perso, Sì, te la sei perso della mia telecronaca ah, ignorante. Ho ecco. pronunciato Trotta, sempre lui. Attenzione, Temai! E te immagini, però dalla distanza è Cordaz, Cordaz. ancora lui con i guantoni? Sì, forse un po' plastico in questo caso, Cordaz. Un po' plastico, ma dai, che ha fatto un grande intervento. Attenzione, il cross è sul secondo palo, Mamma la mia, palla che non arriva. crossera. Etemai però combatte Radovanovic. Ancora il tiro da fuori, bruttissimo. Era un Bruttissimo, però tentativo c'è di finta, stata secondo una me. deviazione, quindi un calcio d'angolo. Quindi seguiamo queste sortite finali di gara. La palla da Castro a Giaccherini. Giaccherini prova il dribbling in aria, ne prova un altro. Attenzione, è caduto. Chiede il VAR disperatamente il censore che non ottiene. E Simi, attenzione, prateria. Oh, No, non grande può fischiare arbitro! ora. No, Ma è una prateria. che Bezos 2-1 Chievo, signori. Ed è secondo me anche per il bollettino. Abbiamo visto qualcosa di proprio questo risultato, più o meno. Beh, sì, risultato attendibile perché questa partita a mio avviso può finire in qualsiasi modo. Quindi. Sì, qualsiasi modo, sicuramente noi ci aspettiamo belle cose. Campionato è sempre più entusiasmante, ma io la direi che ho finito il fiato per quei 5 minuti. Insomma, tu lo sai, io sono un po' sovrappeso. Quando poi inizio ad accelerare, a parlare, a correre, soprattutto, non è cosa. E quindi finisco il fiato. Quindi, signori, prima che i miei cani si sbraino qui fuori, ci vediamo al prossimo video. E va bene, un Sì, bacio e fermiamo abbraccio. qua. Ciao, Ciao a tutti. ciao, ciao.